Grazie a te. Troverete le slide prima o poi, non No, so ma quando qualcuno, avesse. abbiamo dato la tua mail, quindi qualcuno ti... No, ma il bello è che io 3 volte le ho condivise nel sistema Ma e voi non le adesso, avete mai viste. Quindi avevi i privilegi, io. esattamente come le Sì, ma ho i privilegi appena... non erano. Io potevo vedere i privilegi di Carla Gulotta e non i miei. Cioè, è fantastico. Era. Ma io te l'ho passato. E Comunque, che devo parliamo tutti. dire? Cioè, il sistema era così. Ti ringrazio per questa relazione. Vado velocissimamente perché siamo in ritardo, ma una presentazione per le prossime due relazioni un minimo la devo fare perché sono le due uniche due relazioni di questa giornata non di impianto giuridico. Sono due postazioni importanti perché rappresentano anche una lettura originale del fenomeno. In realtà dico non hanno un impianto giuridico, ma un impianto appunto di strategia, possiamo dire così, aziendale, ma si basano in realtà su dati giuridici, o per meglio dire su risultati delle inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Palermo. Più avanti avremo anche la dottoressa Righi che ci esporrà dal suo punto di vista, e in modo particolare, se non sbaglio, sulla base della inchiesta Glauco, che poi ce ne sono state di diverse, quindi alcune delle quali sono arrivate, ma poi me lo dirà, ce lo confermerà anche la dottoressa Righi, sono arrivate ormai a sentenze definitive. E quindi sulla base di questi dati, li elaborano ovviamente sulla base di questi dati, elaborano con la loro disciplina. In modo particolare, il primo intervento che è del professor Carlo Amenda, che è professore di economia e gestione dell'impresa all'Università degli Studi di Palermo, individua appunto un business model, credo, sulla base di questi che non sono veri e propri trafficanti, ma appunto fanno smuggling. E quindi il titolo della relazione del professor Amenda, a cui do la parola, è il modus operandi dell'organizzazione dedita allo smuggling, una prospettiva di business. A te la parola e come vedi tu puoi condividere, perché ti ho dato i privilegi. Grazie, grazie. Mi hai dato i privilegi come il sovrano, quindi devo ringraziare. No, graziosamente mi hai concesso, io ti ringrazio. Ma ti Esatto, ringrazio, ti non è ringrazio il primo di privilegio che ti concedo e quindi. no, più di uno, tra questi quello di avermi coinvolto insieme a Camilla. E vi ringrazio moltissimo, anche perché in questo caso, purtroppo, appunto, la prima volta dovevamo vederci, io non sarei potuto venire, quindi per una volta la pandemia quantomeno mi ha concesso, diciamo, una seconda occasione. Quindi, diciamo, mi trovo oggi a raccontare appunto una prospettiva un po' diversa di un lavoro di ricerca che è cominciato appunto assieme a Paolo Di Betta, che appunto poi parlerà dopo di me, ma per il quale dobbiamo certamente dire grazie a Geri Ferrara, che è un collega, la dottoressa Righi, appunto anche lui sostituto procuratore della Repubblica di Palermo della DPA, e che ha in qualche modo iniziato tutta una serie di attività investigative a partire da quel famoso naufragio del 3 ottobre 2013, nel quale morirono oltre 300 persone nel mare appunto di Lampedusa. Geri Ferrara fu chiamato a indagare dopo che una serie di soggetti che appunto erano residenti nel centro di Lampedusa avevano riconosciuto all'ingresso il pilota di questa nave, e da lì nasce in pratica una esperienza che la dottoressa Righi ci racconterà, e racconterà certamente meglio di quanto l'abbia capita io, direi straordinaria e unica da un punto di vista giudiziario, perché le prime realtà, le prime verità giuridiche su questo fenomeno transnazionale vengono dalla Procura di Palermo. Geri Ferrara è un amico, condividiamo tante passioni, tra cui anche il golf. In una delle nostre partite mi ha guardato e mi ha detto: "Ma se è vero che tu sei uno che studia economia, ne capisce qualcosa, quando giro per il mondo a raccontare questa nostra esperienza, mi chiedono sempre: ma quanto guadagnano queste organizzazioni criminali?" Lui, un po' scettico, mi chiese di cominciare a lavorare. Ho coinvolto il mio grandissimo amico e collega Paolo Di Betta, e da lì è nato questo lavoro di ricerca che ci ha portato prima al lavoro di Paolo, di cui parlerà poi Paolo, e poi successivamente anche a questo che vi presento oggi, che è oggetto di un rapporto,
un rapporto di consulenza che ho attualmente con il Consiglio d'Europa nell'ambito proprio di un progetto di cooperazione internazionale che è guidato dal dottore Ferrara. Che cosa abbiamo fatto in questo lavoro? Ci siamo posti il problema di capire se effettivamente è possibile applicare una visione di business allo studio delle organizzazioni criminali dedicate al contrabbando di esseri umani, quindi allo smuggling, cioè questa distinzione tra, appunto, fra lo smuggling e il trafficking, nella quale io non mi addentro minimamente. Perché ci è venuta in mente questa cosa? Nelle pagine proprio della prima indagine di Glauco, a un certo punto c'è un'interessantissima intercettazione tra il capo dell'organizzazione che era responsabile, diciamo, del naufragio e un altro, e i due, devo dire, fanno la trascrizione di questa conversazione, dà l'idea di una discussione fra due amministratori delegati di due imprese. Cioè c'è un problema di reputazione, colui che aveva organizzato il viaggio dice all'amico, al collega, guarda, non è colpa mia, io sono fatto di tutto, li ho colpiti duramente e picchiati per farli stare calmi, gli ho detto di non salire, cioè, mi raccomando, fai sapere che non è colpa mia perché non vorrei che mi si rovina il business, che le persone non vengono più da me. Ecco, questo quadro veramente è quasi da imprese legali, e in realtà ci ha dato l'occasione. Noi in quel momento ci occupavamo con Paolo di corruzione, quindi diciamo avevamo già cominciato a studiare cose simili, corruzione nelle imprese, prima nello sport e poi nelle imprese, e quindi ci siamo posti il problema di capire se questi strumenti che noi utilizzavamo per il nostro lavoro fossero meno utili anche come possibile strumento investigativo. Come spesso capita a chi come noi fa ricerca, si è convinti di avere un'idea particolarmente brillante e originale. Ovviamente non eravamo stati i primi a pensarci, ma insomma abbiamo cercato di mettere un mattoncino su ciò che avevano fatto gli altri. Già c'erano diversi rapporti che ci dicevano che era possibile utilizzare questo tipo di strumenti e che non bastava, appunto, un solo modello di business per spiegare come operano i contrabbandieri. Che cosa abbiamo usato? Abbiamo usato questo strumento qui. Questo strumento qui si chiama Business Model Canvas. Il canvas è appunto una tela, no, in inglese, su cui voi disegnate, ed è stato il modo in cui due autori, Osterwalder e Pignier, sono riusciti a mettere insieme un business model. Quando voi leggete, vi è capitato di leggere un business plan di qualche azienda, trovate tante pagine, tanti grafici. Ecco, loro si erano stancati di dover leggere tutte queste pagine e hanno immaginato un business plan portato su un foglio bianco che può essere riempito anche dai soggetti con cui si lavora. Quindi, per esempio, tipicamente con gli studenti si mette questo foglio sul muro e si attaccano i post-it a secondo delle varie caselle che ora vedremo. Allora, che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato di utilizzare questo strumento per analizzare il modus operandi delle organizzazioni criminali e per capire, nell'ambito di questo progetto del Consiglio d'Europa, in cui sono coinvolte forze di polizia e procuratori, se questo strumento può essere utile a fini investigativi, se può essere utilizzato dalle forze di polizia che indagano questi crimini per avere delle linee guida, una traccia per riuscire a combattere meglio questi fenomeni. D'altronde, non dimentichiamo, io, come sentirete dall'accento altoatesino, vengo da Palermo, a Falcone si deve quella fantastica intuizione del follow the money, quindi seguite sempre il denaro, e quindi la lotta alla criminalità organizzata, anche questo tipo di criminalità organizzata, trova il suo principale incentivo nei soldi. Ecco, allora, per ognuna di queste caselle noi abbiamo provato a disegnare quello che succede nel caso delle organizzazioni criminali. Nelle prossime slide, velocemente, io vi darò un'idea sia della casella che è qui nel titolo, sia di quello che secondo noi ci va dentro. Abbiamo utilizzato questo strumento per analizzare Glauco, quindi la prima indagine, poi si è arrivata alla 4, dottoressa Righi mi perdonerà se sbaglio su questo, ma diciamo è stato Glauco, è il nome del santo protettore, mi pare, dei marinai, quindi diciamo questo è il motivo del nome dato a questa indagine, appunto per le persone che morivano in mare. E abbiamo utilizzato il business model prima su Glauco, quindi un'organizzazione criminale dedicata allo smuggling in una situazione di emergenza che Paolo ci farà vedere poi nella sua presentazione, cioè nella crisi delle migrazioni dal 2014 fino in pratica al 2016. Poi invece abbiamo applicato lo stesso modello a un'altra indagine alla Procura di Palermo, sempre coordinata seguita dal dottore Ferrara, e cioè Scorpion Fish, in cui in realtà
il contrabbando di esseri umani è totalmente diverso, perché invece dell'arrivo di persone disperate in condizioni estreme è la possibilità per dei tunisini di pagare prezzi molto più elevati per utilizzare gommoni velocissimi e molto potenti per arrivare in Sicilia. Ecco, due modelli di business diversi, uno stesso strumento, per capire se effettivamente si riescono a trovare dei sentieri comuni che possono essere suggeriti, quindi attraverso l'utilizzo dello strumento, agli investigatori. Che cos'è la preposizione di valore, la proposizione di proposta di valore, the value proposition? Le imprese vendono prodotti e servizi, vi vendono un'utilità. Loro vi vendono questo servizio in cambio del denaro che voi gli date, ma voi gli date del denaro perché ricevete un valore da quello che l'impresa vi dà. Ecco, che cosa danno? Noi abbiamo guardato l'organizzazione criminale davvero come una sorta di agenzia di viaggi, perché questo fa, e questo secondo me dice tanto anche dei ragionamenti che ho sentito fare prima, cioè sul diritto a migrare, sul diritto a muoversi, sul diritto a poter migliorare la propria condizione. Quello che è il valore che regalano è un sogno una vita migliore. Tempo fa una procuratrice nigeriana mi raccontava di come davvero non c'è una percezione da parte dei soggetti che partono non solo del rischio e del pericolo, ma della vita in Europa. Cioè, c'è la convinzione, in alcune intercettazioni viene fuori che sono convinti ci siano fiumi di denaro che passano per le città europee, che ci si abbassa a raccogliere questi soldi. Quando sentiamo i nostri politici, ho sentito poco fa il professore Boretti che giustamente si indignava di fronte a una serie di affermazioni politiche o comunque di atteggiamenti politici, quando si dice cambiando questa norma noi incentiveremo i migranti a venire. Ma non c'è nessun tipo di incentivo, perché l'immigrante non ha idea di quello che viene a trovare, non ha idea della situazione normativa. Quelli che invece hanno idea di questa situazione e quelli che vengono incentivati dai nostri divieti, come spesso capita purtroppo nel campo dell'economia criminale, e sono proprio le organizzazioni criminali, capaci di sfruttare la loro competenza nell'interpretare, nel capire le leggi, i divieti e così via, di aiutare. Cosa vendono queste organizzazioni criminali? Un sogno, una riunione con la famiglia, perché nella maggior parte dei casi il viaggio viene pagato dai parenti che già vivono in paesi europei. Nel caso di Glauco, per esempio, circa l'85-90% dei soggetti che venivano in Italia poi avevano nell'Italia solo una nazione di transito. Ricordo sempre un nostro conterraneo, il ministro Alfano, una volta ha detto in televisione: state tranquilli, non vogliono restare. Per me è stata una frase terrificante, perché se neanche uno disperato vuole restare in Italia, la situazione deve essere veramente drammatica. Ed effettivamente tutti cercano di andare dove hanno già la famiglia, spesso Germania, Inghilterra, paesi scandinavi. Organizzano la logistica, partenze, arrivi, abitazioni all'interno del paese di transito. E la conoscenza burocratica. Il migrante che arriva, appena arriva con queste organizzazioni, gli si dice non dare le impronte digitali per evitare che tu resti bloccato in questo posto. Se tu non dai le impronte digitali, sei libero poi di muoverti, perché non possono bloccare. Quindi la relazione con il consumatore, dal lato della domanda, come si crea? Attraverso la consulenza e attraverso, per l'appunto, una reputazione che è importante per le organizzazioni criminali, perché devono essere affidabili. Quando il parente paga per il viaggio, deve essere certo che l'organizzazione riuscirà a farlo arrivare. I segmenti di mercato, cioè quei diversi soggetti a cui si rivolgono l'organizzazione criminale: i parenti, le famiglie che vogliono partire e gli individui che partono da soli, con il dramma terribile di, appunto, tutti i minori non accompagnati che costituiscono un grandissimo flusso di queste migrazioni. I canali con cui si mettono in contatto: il passaparola, per lo più i cellulari, e molto spesso lo vedremo in Scorpion Fish, c'era anche qui ma un po' meno, i social media, proprio delle pagine Facebook a cui rivolgersi per avere il numero di queste persone. Come guadagnano? Ovviamente le smuggling operation delle persone dai paesi di partenza. Il dramma che in questa indagine è venuto fuori in maniera molto chiara, del sequestro di parte dei migranti nel corso dell'attraversamento del deserto, con delle terribili testimonianze che, devo dire, lasciano il segno in chi legge, immagino in chi riascolta, dal vivo. I matrimoni falsi si organizzano anche per chi è disposto a pagare di più dei falsi matrimoni per ottenere la cittadinanza. C'era un'intercettazione, questa quantomeno un po' abbastanza, divertente nel dramma,
di un signore, mi pare di Forlì, il quale stava tutto il tempo a chiedere se erano sicuri che poi il matrimonio era nullo e quindi lui non si ritrovava sposato, era la sua unica preoccupazione. E contraffazione dei visti, quindi permessi falsi, e operazioni di contrabbando poi nei paesi occidentali, cioè contrabbando sempre human smuggling in questo caso, cioè la traduzione infelice, cioè il passaggio poi dei soggetti dai paesi di transito fino ai paesi di destinazione. Dal lato del processo di produzione, chi sono i soggetti più importanti che collaborano con queste organizzazioni criminali? Certamente nel caso di Glauco, i soggetti che hanno le aziende agricole sulle coste della Libia, dove i migranti vengono tenuti in attesa di partire o per le condizioni del mare o per la necessità di trovare le barche, dove queste persone vengono sfamate con pochissimo. I mercenari che appunto avevano il compito di questi rapimenti, per cui poi si pagava un riscatto nel deserto, gli autisti qui che spostano le persone, cioè i migranti arrivano, per esempio nel caso, ce n'erano alcuni che erano arrivati a Siculiana, si facevano trovare sulla statale Siculiana in provincia di Agrigento, dove c'è un centro di permanenza dei migranti, si facevano trovare sulla statale, a un certo orario passava qualcuno di Agrigento che li portava ad Agrigento oppure direttamente a Roma e così via. Matrimoni falsi e i burocrati, l'ipotesi è che ci possano essere anche soggetti chiaramente che fanno questo tipo di attività. Le attività più importanti sono la logistica, quindi lo spostamento di persone, la necessità di dare alloggio e poi la parte purtroppo di sfruttamento. Le risorse per un'impresa sono quelle attività materiali e immateriali che l'impresa utilizza per poter poi dare quel valore a chi serve. In questo caso la disponibilità di case, ovviamente i mezzi di trasporto, le persone intese diciamo come forza lavoro e manovalanza. Il sistema VALA, adesso ne parleremo un attimo, non so se quanti di voi già lo conoscono, è un interessantissimo modo attraverso il quale questi servizi vengono pagati, adesso ne parliamo proprio brevemente, mi sembra interessante per chi non lo conoscesse, consiglio di andarlo ad approfondire perché davvero diciamo è tipico dei paesi musulmani, ricalca le lettere di credito dei tempi del Conte di Montecristo, quindi diciamo dei tempi diciamo, delle banche fiorentine e così via, ed è molto interessante. La conoscenza del regolamento e delle leggi, perché queste organizzazioni criminali sono in condizione di dare assistenza di natura, metteteci tutte le virgolette voi, legale, cioè spiegano alle persone come devono comportarsi per evitare di incorrere in problemi. E poi apparecchiature satellitari per poter comunicare, per poter diciamo tracciare le persone. Ecco, questo è il sistema della VALA. Fondamentalmente, ripeto, funziona un po' come il sistema delle lettere di credito. Per chi di voi ha letto e ricorda quello straordinario romanzo che è il Conte di Montecristo, ricordate che il Conte di Montecristo non girava con i soldi, ma aveva delle lettere pagate al portatore di questa lettera, queste somme. Ecco, qui funziona nello stesso modo. Cioè, tipicamente succede che colui che chiede il servizio, per esempio il parente chiama il trafficante e dice devo fare arrivare il mio fratello, dice benissimo, questo signore sta a Stoccarda per esempio, dice guarda vai in via Val dei Tali, a Stoccarda c'è un piccolo negozio, entra e dai a questa persona la somma di $1,400 per il viaggio. Questa persona raccoglie i soldi e ti darà un codice o una lettera, un codice alfanumerico, segreto, anonimo. Tu prendi questo codice, quando esci me lo comunichi, quello esce, glielo comunica, magari quello è a Caraci, lui a sua volta si presenta in un piccolo negozietto a Caraci, comunica un codice all'altro Avaladr, che è il soggetto, diciamo, il banchiere in qualche modo, e quello gli consegna $1,500. E poi gli Avaladr fra di loro hanno crediti e debiti e funzionano come una banca, con un sistema di clearance o con una sorta di sistema. Proprio in un'inchiesta del dottore Ferrari, in cui poi ho fatto l'amministratore giudiziario, dietro la stazione Termini, in un piccolissimo negozietto dietro la stazione Termini, sono stati trovati dove vendevano shampoo e parrucche, insomma cose assolutamente, un negozio in cui nessuno di noi sarebbe mai entrato se non per prendere una cosa che gli serviva, hanno trovato circa 600.000 euro in contanti che erano frutto di questi contratti. La struttura dei costi qual è? Qui una piccola notazione da economista, permettetemi. Io avrei pensato che, diciamo, una volta arrivati in Italia e dovendosi muovere in Europa, i costi per i trafficanti erano maggiori. Perché? Perché c'è uno Stato di diritto che già cerca di ostacolarti o ti segue o cerca di fare in modo che tu
eviti di fare queste attività. In realtà poi noi dalla nostra analisi abbiamo visto che una volta arrivati in Italia l'unico costo che sostengono per spostare i migranti è fondamentalmente quello del trasporto, cioè di fatto invece la maggior parte del prezzo viene pagato per tutto il viaggio fino alle coste della Libia. Perché? Perché lì in realtà, forse questa è la logica, così ce lo siamo spiegati con Paolo e Geri, e lì l'organizzazione criminale fa da infrastruttura, fa da stato di diritto, ti protegge, ti porta fino a un certo punto, ti protegge dal caos, invece poi una volta arrivati in Italia ti basta riuscire a eludere i controlli, pagare un biglietto aereo e andare via. Il pagamento di alloggi, banche e chiaramente tutte le persone. Questo per quanto riguarda Glauco. Guardate cosa abbiamo fatto, mutatis mutandis, per Scorpion Fish, ripeto, un altro tipo di organizzazione criminale, dalla Tunisia alla Sicilia, gommoni confortevoli, potentissimi, mi pare che circa 3 ore riuscivano a fare il passaggio, molto interessante, utilizzavano i gommoni per trasportare le persone e avevano accordi con le organizzazioni criminali locali per il contrabbando delle sigarette. Quindi da un punto di vista dello studioso di management c'è anche una relazione business to business, c'è una relazione con un'altra organizzazione criminale, ci sono economie di scopo, cioè l'attività principale viene utilizzata anche per fare altro. Ecco, diverse organizzazioni criminali, lo stesso reato, lo human smuggling, però veramente due mondi diversi. Allora l'idea è stata utilizzare questo business model canvas per vedere quali elementi sono in comune. Devo dire, in questa esperienza che sto facendo con Geri Ferrara, mi sono confrontato, ho avuto la fortuna di confrontarmi con polizia turca, polizia viennese e quindi austriaca, e chiaramente sono diverse le modalità. Cioè in Austria il problema del trasporto sono i camion, sono, diciamo, per esempio c'è stato un tragico incidente, le persone sono state messe in un container, poi sono morte dentro e l'autista ha abbandonato tutti morti dentro, delle cose drammatiche che sono simili a quelle che vediamo noi, ma chiaramente, diciamo, sono elementi comuni che però hanno un atteggiarsi diverso. Ecco che questo strumento, forse, perché noi siamo nel corso, diciamo, della nostra ricerca, stiamo cercando di capire, devo dire che ha incontrato il favore certamente degli investigatori che lo hanno visto, qualcuno, una collega, una procuratrice polacca, lo ha anche utilizzato per un'indagine, quindi ci sembra di essere sulla strada giusta, ma non siamo noi a poterlo giudicare. E allora qui la value proposition è un viaggio sicuro e veloce per persone e merci. La relazione si costruisce sempre con informazioni sul viaggio, ma anche, attenzione, c'è una relazione con le altre organizzazioni criminali per un'attività collaterale, cioè il contrabbando di sigarette. Ci sono stati anche qui qualche riferimento a passaggio di soggetti che era legato a organizzazioni terroristiche e per queste ragioni la struttura dei prezzi è diversa. Qui noi abbiamo soggetti che possono permettersi prezzi più elevati. I canali sono canali WhatsApp, Messenger, i social, i telefoni cellulari, e questi sono i prezzi che noi abbiamo trovato. Contrabbando di sigarette 21-23 euro per 10 pacchetti, lo human smuggling vedete molto più elevato, da 2.000 a 3.000 euro a persona, nel caso di Glauco non si arriva, se non ricordo male, ma Paolo potrà essere più di me, a 1.400 dollari, diciamo, a viaggio. E poi guardate il segmento di mercato, gli individui con problemi giudiziari pagano di più. Partnership privilegiate, proprietari di case in Sicilia che nascondono le persone, le altre organizzazioni criminali, i residenti di Mazara del Vallo che danno rifugio alle barche, che mantengono i motori, che costano moltissimo, li devono mantenere, gli intestatari, le teste di legno che hanno barche a investimento e cambiavalute che riescono a far girare questo denaro. Attività chiave, la logistica, l'acquisizione e manutenzione di queste imbarcazioni, la distribuzione di sigarette e infine il mettere insieme e investire tutti questi proventi. Credo che uno di questi fosse addirittura un ristorante proprio a Mazara che fosse gestito da questa organizzazione criminale. Le risorse, le case, autovetture, le strutture per il ricovero dei gommoni, il problema del carburante, che era un problema serio perché chiaramente ciò si trovavano a doverne sprecare molto, documenti falsi e poi l'accesso al mercato tunisino delle sigarette. Questo è il costo dei gommoni, vedete, non sono gommoni, sono gommoni particolarmente, diciamo, importanti, comprensivi poi dei motori. Il pilota è un pilota esperto di questo mare, quindi che viene pagato un bel po'. Ecco, allora l'idea è stata poi quella di riutilizzare, rivedere
il nostro canvas per farne in qualche modo un modello che individuasse dei common patterns, quindi dei sentieri comuni. La value proposition per queste organizzazioni criminali, tutte e due, che noi abbiamo visto, è un servizio di viaggio per persone e merci. Cosa danno in termini di relazioni? Informazioni e consulenza, e cercano collegamenti business to business. I segmenti sono le altre organizzazioni, i parenti, i singoli individui, i canali sono quelli che abbiamo visto. Cercano di guadagnare sia dall'attività principale, da una smuggling, che da attività collaterali. Queste sono le partnership principali, sia in un caso che nell'altro, quindi sono quelli che ricorrono, diciamo, da questo punto di vista. E lo stesso che vale qui per le attività, la gestione del contante, per esempio, è un problema che hanno tutte queste organizzazioni criminali. E queste sono le diverse risorse e la struttura dei costi. Allora, l'idea che ci siamo fatti è che questo modello possa essere un modello utile, così come le altre analisi di business di cui parlerà Paolo, per non solo analizzare il fenomeno, ma da un punto di vista pratico utilizzarlo per andare a individuare quegli elementi comuni a diverse organizzazioni che possono favorire anche la cooperazione internazionale. Perché ovviamente un conto è indagare chi trasporta appunto le persone dalla Tunisia alla Sicilia, dalla Libia alla Sicilia, un conto è il passaggio dai paesi dell'est attraverso l'Austria. Però esistono, e noi li abbiamo individuati, dei pattern comuni. Per esempio le economie di scopo, cioè il fatto di poter fare attività collaterali, sono fondamentali i mezzi di trasporto. È sempre importante andare a capire come girano i flussi di cassa e come c'è il riciclaggio di denaro, e non mancano mai persone che risiedono nel paese di transito, nel paese di arrivo, come complici. Quindi, diciamo, l'idea che noi ci siamo fatti è per l'appunto quella di che è possibile utilizzare questi strumenti anche al fine di investigare, di capire meglio le ragioni. Non è certamente un'idea particolarmente originale, perché gli investigatori lo fanno già tanto tempo, ma crediamo che da questo punto di vista diciamo la sistematizzazione di alcuni di questi concetti e l'utilizzo di alcune tecniche possa essere utili soprattutto per chi poi deve utilizzarle nella propria attività quotidiana. Grazie. Grazie a te, grazie veramente per questa relazione, si potrebbe dire avvincente, se non fosse che il tema è quello che è, ma sicuramente io ho imparato molte cose, hai sfatato molti luoghi comuni. Comunque io vado avanti, vorrei soffermarmi ancora, ma siamo davvero in ritardissimo, e quindi appunto a completare questa relazione del professor Amenta, è sempre comunque basata sugli stessi elementi. Do adesso la parola per una relazione appunto su dati empirici al professor Paolo Di Betta, che è anch'egli professore di economia e gestione dell'impresa sempre all'Università degli Studi di Palermo, che terrà una relazione la crisi dei migranti nel Mediterraneo, l'evidenza empirica su alcuni interventi di policy. Io ti ho già dato i privilegi, Paolo, quindi puoi condividere le tue slide se vuoi. Scusate Paolo, credo che tu debba andare però dal bottone share di sotto, quello che sta sotto giù, non dal file sopra. Perché in quel modo ti condivide lo schermo, se no, che ho fatto così. Così se no temo che... Innanzitutto Paolo, accendi il microfono. Ecco. Devi accendere il microfono. Ecco, adesso hai acceso il microfono, però non ti sentiamo. Buonasera, vi ringrazio per l'invito. Voi vedete? Vai che noi vediamo, muovi, vediamo se muovi. Voi vedete? Ora provo, ora io sto andando nella slide successiva. La slide successiva, questa è la slide. Vai. Va bene. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito e per darmi la possibilità di presentare questo lavoro
che sto svolgendo insieme con Carlo Amenta e il dottore Calogero Ferrara oramai da più di 3 anni, quasi 4 anni, con grandissima soddisfazione, perché lavorare con Carlo è sempre una grande esperienza, perché è molto appassionante e ci divertiamo un sacco a lavorare insieme. E quando ci occupiamo di sport, ci occupiamo di corruzione nello sport, di calciopoli e cose di quel tipo. Lavorare insieme su questa materia è stato invece anche piuttosto pesante da un punto di vista proprio psicologico, soprattutto poi quando abbiamo letto le risultanze delle indagini, che sono qualcosa di veramente aberrante. Devo dire che il processo di studio sul fenomeno dei migranti è molto interessante, perché per me è stato proprio anche un processo maieutico, nel senso che io sono partito da alcune impressioni che avevo e che invece ho potuto testare da un punto di vista empirico e quindi ho cambiato la mia prospettiva, ho cambiato la mia idea, che era un'idea parziale. Ed è un'idea parziale che però vedo è molto diffusa soprattutto fra le persone che contano, cioè fra i policy maker, fra le persone che decidono. Allora, come vedete, il titolo della mia presentazione, che è quella che viene fuori da questi due paper che abbiamo fatto insieme con Carlo e con il dottore Ferrara, parte proprio dalla crisi dei migranti nel Mediterraneo, e noi presentiamo l'evidenza empirica su alcuni interventi di policy. In particolar modo noi ci siamo concentrati sul pattugliamento, quindi l'obiettivo è di presentare le operazioni di pattugliamento, search and rescue. Io non apro a schermo intero, perché preferisco non rischiare. Quindi rimango così, tanto ciascuno di noi lo vede dal computer e con un po' di sforzo, però si vede. Allora, le operazioni di pattugliamento, in particolare noi ci siamo concentrati sulle operazioni cosiddette search and rescue, quelle governative, cioè quelle fatte dall'Italia e dall'Unione Europea, quindi non sulle ONG, sulla rotta del Mediterraneo centrale. L'altro obiettivo della mia presentazione oggi è suggerire una nuova chiave di interpretazione che riteniamo più utile nel definire interventi lungimiranti per il governo delle migrazioni. Poco fa il professore Bonetti faceva riferimento ai fattori espulsivi e attrattivi, quelli che noi chiamiamo volgarmente in inglese i fattori push pull. Ecco, questi sono un oggetto fondamentale della mia discussione. Motivazione della ricerca. La rilevanza dell'immigrazione non ha bisogno di presentazione. Le rotte dei migranti del Mediterraneo, noi ne conosciamo tre grandi rotte: quella orientale, quella occidentale sulla Spagna e quella del centrale Mediterraneo. Noi ci occupiamo della rotta del Mediterraneo centrale. Siamo stati però in grado, attraverso dei dati che ci ha fornito il Ministero degli Interni, a risalire anche ai paesi di provenienza, e quindi abbiamo fatto un'analisi empirica basandosi anche sui paesi di provenienza, e quindi siamo andati indietro anche sulle rotte dei migranti, lungo la mainland Africa. Allora, i dati del cosiddetto attraversamento illegale, questa è la definizione di Frontex, sconfortanti, sono veramente terribili. In particolare gli anni attorno al 2014, dal 2014 in poi, hanno visto una crescita enorme. La rotta del Mediterraneo centrale è la rotta più pericolosa nel mondo, la rotta migratoria più pericolosa del mondo. Il nostro orizzonte temporale parte dal gennaio 2011 a luglio del 2018. Ci sono 17.840, questo è un dato per difetto, corrisponde praticamente a 200 morti al mese, per difetto, perché ovviamente molti morti non vengono annotati. Proprio in questo periodo, per esempio, le organizzazioni non governative evidenziano questo fatto, che essendoci poche organizzazioni non governative, non c'è contezza di che cosa sta succedendo in questi ultimi mesi.
E allora una domanda è fondamentale, prima si parlava della nostra umanità, la professoressa Garlati nell'introduzione ha ricordato questi aspetti con ad esempio con la poesia di Gianni Rodari. Allora abbiamo perso forse la capacità di immedesimarci, di comprendere il dolore altrui? C'è un problema ovviamente della vicinanza alle vittime. Qualche tempo fa io ho letto un libro molto interessante che si intitola Sventura lontana di Henning Ritter, che parlava proprio del fatto che le sventure lontane non ci colpiscono in modo particolare. Un esperto della storia mondiale sulle sventure era sicuramente Joseph Stalin, e lui disse tranquillamente la morte di una persona è una tragedia, la morte di milioni di persone è un dato statistico. Ecco, purtroppo noi dobbiamo superare questo blocco, che è un blocco anche di tipo psicologico. Allora, la nostra focus è sulle SARS, sulle Search and Rescue Operation. Le SARS le abbiamo individuate a partire dal naufragio di Lampedusa. Facciamo noi spesso riferimento al mandato della missione, che è indicato nel mandato, proprio nel mandato della missione, all'ampliamento dell'area di pattugliamento e al maggiore dispiegamento delle risorse, quindi è o una di queste. Sostanzialmente poi le SARS noi abbiamo individuate che a partire dall'ottobre del 2013. Ovviamente a favore delle SARS si sono espresse le organizzazioni, inutile che qui le cito, e la European Agenda on Migration finalmente ha preso atto del fatto che salvare le vite è la priorità numero uno. Invece contro le SARS, qui forse non so se si legge bene, ma c'è la Lady Anne Lai, che ai tempi era la ministra del Foreign Office del Regno Unito. In una Lord Hilton all'House of Lords gli chiese che contributo intendete dare come governo per impedire l'allagamento al mare. E la Anela, in una risposta scritta, rispose: noi non supportiamo le SAR pianificate perché sono un fattore di attrazione, pull factor, incoraggiano i migranti e quindi ci saranno più morti. Terzo, occorre focalizzarsi sui paesi di origine e di transito per combattere i migranti, combattere l'arrivo illegale dei migranti, e poi quarto, combattere gli smuggler. Ora, io ho detto combattere l'arrivo dei migranti, quindi io e Carlo, proprio per nostra abitudine da economisti, noi riceviamo le politiche e non diamo valutazioni sulle politiche. Quindi noi non diciamo nulla sul fatto se si debbano combattere i migranti o meno, o diciamo se le immigrazioni sia legale o illegale. Noi ci asteniamo da queste considerazioni di tipo politico. Quindi per noi è un dato, il dato politico, e quindi noi guardiamo soltanto agli effetti delle politiche. Ci asteniamo da qualunque considerazione sulle politiche. Allora, abbiamo prodotto due studi empirici e dal punto di vista della metodologia noi che cosa abbiamo? Abbiamo di fatto tradotto le affermazioni dell'Anne Lai, visto che sono tipiche del modo di pensare sulle SARS. Io stesso, quando ho sentito Mare Nostrum, il modo di agire di Mare Nostrum, mi sono detto ma così attraggono i migranti, ma così ci saranno più morti. Questa è stata la mia stessa prima impressione. La mia prima impressione è che poi ho dovuto cambiare nel momento in cui sono andato avanti con l'analisi dei dati, perché vedremo che non è vero, non è vero. Quindi le SARS sono un pull factor, punto interrogativo. Le partenze sono aumentate con le SARS, si dice solitamente che le partenze aumentano a causa delle SARS, e ciò porta dei benefici. Noi abbiamo calcolato proprio i benefici dal punto di vista economico, che attraverso i dati che vengono fuori dalle indagini di Glauco 1 viene fuori un listino prezzi, e quindi noi abbiamo utilizzato questo listino prezzi per trovare i profitti complessivi delle organizzazioni di contrabbando. Poi, la seconda ipotesi, la probabilità di morire aumenta con le SAR. Terzo, e ora vediamo se è vero o meno, io già qua do qualche risposta, no.
Occorre prevenire, per prevenire i flussi occorre attaccare le cause della migrazione nei paesi di provenienza. Sì, è vero, alla fine vedremo che è proprio questo. È una cosa che è già emersa da chi mi ha preceduto, ci faceva riferimento espressamente sia Bonetti che la professoressa Gulotta. Poi la quarta ipotesi: smantellare il network del contrabbando riduce la migrazione illegale. Sì, vedremo qual è l'effetto, per esempio l'effetto dato dallo smantellamento del network attraverso il Glauco 1. 5, l'efficacia delle politiche di rimpatrio dipende dai paesi di transito. Noi ci occuperemo, vedremo come è condizionata dall'instabilità politica nella Libia. Allora, il fenomeno dei migranti, noi vediamo un dato di equilibrio, che è un dato di equilibrio fra forze di mercato. Quindi noi da economista abbiamo considerato il lato dell'offerta e il lato della domanda. Se noi consideriamo solo il lato dell'offerta, viene fuori che assolutamente le SARS fanno arrivare tutta la gente possibile e immaginabile, è un disastro. Se poi invece noi consideriamo il lato della domanda, vediamo che quella prima impressione viene completamente ribaltata. In tutto questo però attenzione che i benefici degli smuggler e i benefici dei contrabbandieri rimangono. Allora, il nostro approccio, per chi si occupa di econometria, qui c'è un piccolo riferimento metodologico. Noi sostanzialmente utilizziamo quelli che vengono chiamati i field experiments, cioè prendiamo lo spunto, sono degli studi randomizzati condotti però in ambiente reale, quindi sono analoghi ai trial clinici di cui si parla spesso purtroppo in questo periodo. Un cambio di una policy, cioè l'avvento delle SAR a partire dall'ottobre del 2013, è un cambio di policy. Questo cambio di policy randomizza, che vuol dire randomizza? Suddivide a caso i migranti che si trovano ad attraversare il confine. E allora questa suddivisione che cosa genera? Genera un gruppo di controllo, che sono i migranti che avevano attraversato prima delle SAR, e un gruppo soggetto al trattamento delle SAR, che è il gruppo di migranti che attraversa il confine dopo e che è soggetto a trattamento. Quindi noi abbiamo sviluppato due dataset su un unico database fornito al Ministero degli Interni, molto gentilmente, ma devo dire anche con molta difficoltà. E quindi, se mi consentite una breve parentesi, questi dati dovrebbero essere distribuiti dal sito del Ministero degli Interni liberamente. Noi abbiamo avuto grande difficoltà per reperirli. È stato soltanto attraverso il dottore Ferrara che poi siamo riusciti ad averli questi dati, altrimenti non ce li dava. Abbiamo fatto quindi due dati, un dato dati aggregati, quindi in serie storica, e dati disaggregati di tipo longitudinale, in modo tale da considerare i paesi di origine, i paesi di provenienza. Nel proseguo io utilizzo tutte e due i dati. Allora, sulla distinzione, una distinzione brutale, noi utilizziamo gli smuggler, no? Perché negli smuggler c'è la corrisponzione di un prezzo a fronte di un servizio. Il trafficking invece, detto brutalmente, spesso c'è il viaggio gratis, tanto poi quelli diventano schiavi all'arrivo nel paese di destinazione e il prezzo lo pagheranno dopo attraverso quando sono soggetti alla schiavitù. Ovviamente il prezzo di contrabbando e il listino prezzi l'abbiamo sviluppato attraverso le indagini Glauco della Procura di Palermo. L'indagine Glauco era concentrata su 9 paesi, che sono qui riportati: Eritrea, Etiopia, Gambia, eccetera, eccetera. Inutile ricordarli tutti, comunque erano 9, e quindi lo smantellamento di quel network ha comportato sostanzialmente la distruzione di questa che noi possiamo chiamare, fra virgolette, una specie di infrastruttura del paese, che, se volete, la possiamo paragonare alla Underground Railroad che c'era ai tempi della schiavitù negli Stati Uniti, che consentiva l'attraversamento agli stati del sud, agli stati del nord, e quindi veramente va pensata come un'infrastruttura del paese, perché consente di portare gente fuori. Allora, primo paper, noi calcoliamo i benefici monetari. Le SARS aiutano i contrabbandieri? Sì, viene fuori che fanno aumentare le partenze, quindi aumenta il business dei contrabbandieri e quindi guadagnano di più. Quanto? Lo possiamo quantificare.
Innanzitutto possiamo vedere che abbiamo un andamento molto correlato, viaggiano quasi insieme nella linea blu, la curva blu indica la spesa nella parete, nella a sinistra, abbiamo il denaro speso dalle operazioni a mare, tutte, sia dall'Italia che dall'Unione Europea sommate, mentre in rosso abbiamo le partenze, cioè la somma fra arrivi e morti. Vedete che viaggiano insieme, infatti c'è una relazione di equilibrio molto stretta. Vi faccio notare anche che qui c'è un andamento stagionale perché ovviamente è dovuto alle condizioni atmosferiche. Questo andamento stagionale, noi ci fermiamo a luglio del 2018, a febbraio del 2018 Minniti aveva firmato gli accordi, ma vedete qui siamo già d'estate. E vedete, qui non c'è più, non risale più la curva, ok? Quindi questo giusto ve lo faccio notare, che non c'è più una risalita stagionale della curva. Allora, questa relazione di equilibrio noi la possiamo stimare e vediamo che la variazione della moneta condiziona la variazione, ha un'influenza molto forte sulla variazione delle partenze. Tant'è che noi possiamo dire che in media ogni mese partono 1.430 persone, più ogni 10 milioni di spesa nelle operazioni di pattugliamento partono 5.800 persone in più al mese. E quindi noi possiamo fare una specie di analisi dose response, cioè come se fosse un dosaggio di un medicinale. E questa è la curva che rappresenta come varia da un mese all'altro, a seconda del dosaggio della spesa, come variano le partenze. Qui abbiamo i livelli di trattamento in percentuale sul massimo. E qui abbiamo invece la derivata di quello che sta a sinistra. Cos'è la derivata di quella a sinistra? La derivata di quella a sinistra altro non è altro che la propensione a migrare nella variazione da un mese all'altro a seguito delle variazioni nel dosaggio, nella spesa, nel pattugliamento. E quindi noi possiamo vedere che il delta fra un mese e l'altro è abbastanza costante nei livelli intermedi, ma poi aumenta notevolmente quando noi andiamo verso i livelli più alti della spesa. Allora, possiamo quindi calcolare qual è l'effetto della spesa, e quindi quando la spesa è inferiore a 7 milioni e mezzo al mese abbiamo 3.000 partenze, quando la spesa è compresa fra 7 milioni e mezzo e 15 milioni abbiamo 10.000 partenze al mese, e quando la spesa è superiore ai 15 milioni abbiamo 12.000 partenze. Allora, facendo le differenze fra questi livelli di spesa, noi troviamo qual è l'impatto, l'average treatment effect, cioè quant' è l'impatto del trattamento dato dalle SARS, ed è attorno ai 7.300 al mese, oppure nel caso in cui si arriva verso il picco addirittura 8.700 in più. Ricordatevi queste cifre perché poi ne ritroveremo, e quindi noi abbiamo poi rifatto questi calcoli con un'altra metodologia nell'altro paper, e vediamo che in effetti i dati che noi troviamo sono dei dati abbastanza robusti, perché successivamente troviamo all'incirca 7.500 persone. Allora, questi dati qui noi poi li andiamo a moltiplicare per il listino dei prezzi, listino prezzi dato dal prezzo Africa. Quindi cosa costa l'attraversamento dell'Africa? $1,250. Nel caso in cui vengono rapiti, una percentuale, 5% viene rapita e deve ripagare di nuovo il prezzo, e poi il business sulla base degli arrivi, perché quando arriva, come diceva giustamente prima Carlo, poi hanno un servizio aggiuntivo che viene pagato. E allora abbiamo fatto queste semplici moltiplicazioni e abbiamo trovato che i profitti annuali sono, quando la spesa nel pattugliamento è a livello intermedio, sono di all'incirca 90 milioni al mese di profitti. Quindi al netto delle loro spese. Noi abbiamo calcolato che il profitto corrisponde al 65% siamo andati anche abbastanza cauti, quindi come se loro avessero il 35% delle spese su quello che incassano, che non è vero, però noi ci vogliamo mantenere cauti. Quindi 90 milioni almeno, che diventano 110 nel caso in cui poi le spese nel pattugliamento sono aumentate notevolmente. E allora, quindi in questo momento noi possiamo dire che hanno imbarcato più gente e hanno avuto maggiori introiti, quindi l'effetto delle SARS è stato di grande soddisfazione per
per il contrabbando. Invece, se noi rifacciamo ora questi dati guardando dal lato della domanda, noi innanzitutto, va bene, troviamo che l'effetto delle SARS è stato quello di far partire 7.500 persone in più al mese, che diventano un po' meno quando ci sono condizioni di vento proibitive, perché noi abbiamo considerato le condizioni atmosferiche. Questa è stata una bellissima intuizione di Carlo, che è andato a prendere i dati di Meteomar. Poi consideriamo se, se è vero che loro prendono in considerazione il passaggio sicuro, se considerano le SAR un passaggio sicuro, no, perché la variabile non è significativa. E poi questo è il livello medio delle persone, a prescindere di qualunque cosa, 6.500 persone passano comunque. Qui abbiamo già un primo effetto sulla instabilità politica nel paese di transito, che corrisponde a questa curva verde. La probabilità è più alta nel caso in cui ci sia instabilità politica nel paese libico, perché e corrisponde pure ad un livello di partenze molto più alto rispetto alla curva viola, dove abbiamo una probabilità più bassa di partenza e a dei livelli anche più bassi. Qual è la nostra variabile utilizzata per l'instabilità politica? È la variabile della capacità estrattiva del paese, perché ovviamente il paese, la Libia, cosa produce? Produce solo petrolio grezzo, estrazione, e l'estrazione del petrolio grezzo va bene soltanto se il paese è tranquillo. Nel momento in cui c'era c'è stata l'uccisione di Saddam Hussein, l'estrazione, la capacità estrattiva della Libia era zero, invece in una situazione normale, prima del periodo che noi abbiamo preso in considerazione, era un massimo di 1,65 milioni di barili. Noi consideriamo praticamente la percentuale su questo livello massimo, quindi l'instabilità è uguale a 1, è uguale a 0 quando è massima, quando il livello di estrazione è 0, e l'instabilità è minima quando l'estrazione e la capacità è uguale a 1, perché viene estratto tutto il petrolio massimo. Allora, abbiamo ora, per rispondere alla Anelai, abbiamo stimato qual era la probabilità di morire, e siccome noi siamo dei cinici, bastardi, brutali economisti, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto gli odds, abbiamo fatto quelli che vengono utilizzati dagli scommettitori. E cosa sono gli odds? Sono il rapporto fra la probabilità dell'evento e la probabilità dell'evento contrario. Quindi noi abbiamo fatto la probabilità di morire sulla probabilità di arrivare, e quindi abbiamo fatto il rapporto fra i morti sugli arrivi, e abbiamo fatto una semplicissima regressione lineare, se c'è qualche ragazzo che segue, che ha fatto il primo anno di economia, la impara al primo anno. Quindi abbiamo fatto una regressione lineare su una costante più su una variabile indicativa, che è uguale a 1 quando ci sono le SAR, quindi a partire da ottobre del 2013. E abbiamo scoperto che l'effetto delle SAR, cioè l'effetto della variabile dell'indicatore che ci dice che ci sono le SAR, cioè a partire da ottobre 2013, non esiste. Quindi la probabilità di morire è costante in tutto il periodo. Quindi non è vero che le SAR fanno aumentare i morti, perché la probabilità non cambia, la probabilità di morire non cambia. Allora voi giustamente mi potete venire a dire: vabbè, grazie, bravo, lo fai ora seduto comodamente a casa tua, tu hai 91 osservazioni, lo dici ora ex post facto, siamo tutti bravi, no? Gli economisti sono famosi per fare le previsioni dopo che accadono gli eventi. E allora io dico invece no, qua con Carlo abbiamo sviluppato questa idea di dire: oh, che cosa aveva pensato la Anelai nell'ottobre del 2014? Nell'ottobre del 2014 la Anelai aveva a disposizione dei dati, doveva chiamare al ministro degli interni e dirgli: senti, me li passi i dati di Mare Nostrum? Perché avrebbe potuto avere già dei dati su Mare Nostrum, perché Mare Nostrum stava quasi finendo, aveva 11 dati mensili, quindi avrebbe potuto fare la stessa regressione nostra. Si chiamava uno studente del primo anno, gli dava una pacca sulle spalle e gli diceva: amico mio, dai, tu che sei bravo, dai, fammi questa regressione. E lui gliela faceva, poi gli regalava un pomeriggio insieme, stavano a bere il tè e finiva lì. Quindi l'Anelai avrebbe potuto fare una educated guess, se solo si fosse posta la domanda, e avrebbe scoperto quello che noi già sappiamo oggi. Lo avrebbe potuto sapere allora con 45 dati, però avrebbe trovato lo stesso dato identico sulla probabilità di morire, e avrebbe detto la probabilità di morire con le SARS non cambia, ok? Quindi in realtà lei avrebbe potuto già saperlo.
Allora, ma le SARS fanno ancora di più. Le SARS, bisogna considerare anche le persone salvate dalle SARS, cioè io qua parlo persone salvate dal naufragio, cioè prese a mare dopo che la barca si era rotta, e c'è stato un picco pazzesco nel 2016. E allora questi che sono stati salvati sarebbero morti senza le SARS. Quindi noi che cosa facciamo? Sempre cinici bastardi per come siamo come economisti. Li mettiamo fra i morti e quindi facciamo salvati più i morti diviso gli arrivi. E andiamo a ricalcolare gli odds e vediamo che la probabilità, le SARS non cambiano, non hanno nessun effetto, ma la probabilità di morire sarebbe quasi raddoppiata, perché mentre prima era il 3,2%, ora diventa il 5,4%, cioè il 70% in più di prima. Quindi le SARS non hanno fatto aumentare la probabilità di morire, ma hanno anzi salvato vite umane, hanno ridotto la probabilità di morire. Ora passiamo alla domanda: perché migrano, perché partono? Quindi la decisione di migrare, noi abbiamo considerato ora i paesi di provenienza e abbiamo considerato delle variabili al paese di partenza, che sono variabili tipo psicologico, meteorologico, geografico, economico, geopolitico, sociali, storiche come l'etaggio coloniale, e abbiamo fatto una regressione fra gli arrivi su tutte queste. Allora, di queste noi dobbiamo guardare innanzitutto SAR, il coefficiente delle SAR. Poi dobbiamo valutare il coefficiente delle Glauco, che indica il coefficiente dei paesi che avevano quella infrastruttura degli smuggler, del network, più l'effetto congiunto delle SAR insieme con i network dei criminali. Che cosa succede? Succedono delle cose interessanti. Innanzitutto, l'effetto con le SAR fanno aumentare gli arrivi? No, il coefficiente delle SAR non è significativo. L'effetto congiunto delle SAR nei paesi in cui era attivo il network criminale è 4,4, è molto basso. Vuol dire che per i 9 paesi l'effetto congiunto delle SAR con la presenza dell'infrastruttura degli smuggler fa partire 40 persone al mese nei 9 paesi. Se noi applichiamo questo 4,4, quindi per ogni paese l'effetto causale delle SAR con l'utilizzo dei network è stato di fare partire 4,4 persone al mese per i paesi. Se lo applichiamo a tutti i 44 paesi, a tutti i 44 paesi africani che abbiamo preso in considerazione, noi otteniamo 194 persone al mese, ma queste 194 persone al mese sono solo il 2,6% del totale delle 5.764 persone che abbiamo calcolato prima. Quindi il 97,4% delle partenze è assorbito dalle cause nei paesi di origine. Il push factor quindi è praticamente sparito. Le SARS non spingono la gente a partire. Allora, l'effetto quindi evidenziato sparisce completamente. Sono le root causes, cioè le cause nei paesi di provenienza che fanno interamente assorbito. Allora, perché non vorrei sforare troppo, la presenza degli smuggler è molto importante, perché vedete, sono 458 per paese. Mi piace che hai detto troppo, quindi dai già per scontato che hai sforato, come infatti è, comunque, no. Sì. Allora, quindi è imperativo combattere i network. Le varie variabili sono quindi quelle indicate in rosso, quindi la distanza, il numero dei morti, la storia dei conflitti, eccetera. Quindi il nostro suggerimento è che le SARS sono state delle politiche temporanee, sono una risposta sicuramente emergenziale. È venuto meno il tappo della Libia, e quindi che era l'unica politica di lungo periodo che noi avevamo. E quindi le SARS di fatto ci hanno riportato indietro la gestione dei rimpatri e dei ricollocamenti che noi avevamo dato in outsourcing alla Libia. Allora, la nostra proposta qual è? Di non parlare più di pull e push factor, perché questi sono stati presi dai politici, e la crisi dei migranti è intrisa di una narrazione che si è appropriata dei pull e push factor, e quindi dà una visione distorta delle policy. E noi suggeriamo invece di parlare di politiche di breve e di lungo termine.
in modo tale da concentrarsi più sulla, sul fare gli interventi. Quali sono gli interventi di fare? Ne sono stati già accennati in precedenza, quindi le posso velocemente saltare, cioè guardare ai paesi di provenienza, lavorare nei paesi di provenienza. Noi suggeriamo che la politica non debba essere questo, deve essere basata su delle policy sviluppate su analisi empiriche, quantomeno per fare delle educated guess. Nel momento in cui non sappiamo nulla, non sappiamo che cosa fare, quando siamo nel dubbio, dobbiamo fare la cosa giusta. Fare la cosa giusta è un principio etico pratico, perché ciò che è giusto esorta all'azione. Quindi le SARS erano la cosa giusta da fare e sono ancora la cosa giusta da fare in attesa di altre politiche di lungo termine. La seconda parte invece non è da agire, perché tutte le altre volte in cui non sappiamo fare dobbiamo improvvisare, ma improvvisare non è una politica di lungo termine. E allora finisco quindi con delle considerazioni personali. Evidenzio semplicemente il fatto che noi abbiamo parlato poco dell'ONG. Fra i fattori che influenzano è la frammentazione religiosa del paese, e sono le condizioni del PIL, il PIL pro capite, gli investimenti esteri. La frammentazione religiosa è molto importante perché spinge a partire. Ci sono tanti fattori anche che riguardano l'urbanizzazione, quindi probabilmente ci sono anche componenti di climate change che intervengono, la presenza dell'energia elettrica e così via. Allora, le ONG a noi non risultano significative, ma d'altronde, scusate, ma se noi abbiamo visto che le SARS governative non sono un pull factor, nonostante tutto quel dispiegamento di forze, mi volete dire le SARS non governative come potrebbero mai essere un pull factor per quelle quattro barchette che circolano in giro nel Mediterraneo? Quindi anche le SARS non governative non possono essere considerate un fattore di pull. Allora, noi abbiamo smesso di porci le domande, parafrasando questa frase famosissima di Chesterton, le cose vanno male perché abbiamo smesso di meravigliarci, non perché per la carenza di meraviglie. Quindi le cose vanno male perché abbiamo smesso di fare domande, non per la carenza di domande. E questo perché? Perché siamo sazi e assopiti dalle risposte preconfezionate dai nostri policy maker e dai loro spin doctor. E allora, quando mancano i dati e non si possono articolare previsioni e la razionalità non ci può aiutare, allora noi facciamo affidamento sui sentimenti morali e ci rifugiamo in Adam Smith e in David Hume, quei due magnifici filosofi scozzesi. Il processo di policy making quindi deve essere sicuramente basato su un percorso epistemologico che può essere supportato invece da un semplice principio morale che interviene in carenza di basi solide per formulare politiche consapevoli. Quindi il punto non è che il governo debba essere strumento di azione per la ricerca del bene, me ne guarderei bene, ma che gli strumenti per l'azione governativa siano articolati bene. E allora, visto e considerato che Adam Smith aveva in grandissimo attenzione sul ruolo dell'immaginazione, noi dobbiamo fare affidamento sull'immaginazione. L'immaginazione ci porta a immedesimarci nell'altro e a comprendere il dolore dell'altro. E siccome i due scozzesi amavano gli stoici Cicerone, lasciatemi consentire, purtroppo, anche se sono a casa vostra, mi consentite di citare Cicerone, e lo vorrei leggere tutto, quindi anche se sforo non me ne frega niente, Davide, pazienza. Ci sono certe azioni così infami, così criminose, che un uomo saggio non si sognerebbe mai di commettere neppure per salvare la propria patria. Quindi, apri parentesi, se non è chiaro, i respingimenti a mare o l'omissione di soccorso a mare. L'uomo saggio non si aggraverà la coscienza neppure per amor di patria. E del resto nemmeno la patria vorrà che uno si disonori per amor suo. Povero Cicerone era abbastanza ingenuo, visto e considerato poi la storia dell'umanità nei 2000 anni dopo. Ma per fortuna la cosa è tanto più agevole, in quanto è del tutto improbabile che l'interesse dello Stato esiga un tale sacrificio del paziente. Grazie e scusatemi se ho sforato. Buona serata. Vabbè, grazie a te per questa densissima, sono 91 slide. Slide perché c'erano anche le tic. Sì, certo, no. Questa densissima relazione, questa informazione, ci sarebbe molto da dire, ma siamo davvero in ritardissimo. Naturalmente, per chi volesse, all'inizio ha dato la sua mail, può chiedere eventualmente le slide. Passo parola e privilegi adesso alla dottoressa
Giorgia Righi. La dottoressa Giorgia Righi è sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura appunto di Palermo, è componente della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ed è e si è che però non vedo, non so se c'è. Come faccio a chiudere? Forse devo chiudere. Sì, devi disconnettere, devi chiudere sopra, cioè di togliere la condivisione. Ce la fai? Sopra. Ah no, perché aspetta un attimo, ti devo ridare i privilegi, vai. Adesso ce la fai, Paolo? Perfetto, bravo. Ok, allora stavo parlando alla dottoressa Giorgia Righi, è sostituta procuratore, abbiamo parlato soprattutto queste ultime due relazioni, hanno parlato delle indagini svolte dalla Procura di Palermo, che è molto attiva da questo punto di vista, e la dottoressa Righi, nonostante la sua evidente giovane età, abbiamo contezza che è di grande esperienza. Ci parlerà del contrasto alle organizzazioni trafficanti di esseri umani operanti nell'area del Mediterraneo, strumenti investigativi e cooperazione internazionale. Io cedo la parola alla dottoressa Righi, che però non vedo. Dottoressa. Purtroppo mi sembra ci sia un problema di connessione, vedo che c'è un simbolo. Ma prima la si vedeva bene. Sì, c'è un triangolino giallo, non so se... È quello il problema. Forse conviene che prova a ricollegarsi. Esatto, con questo sta dicendo. Se si vuole, conviene andare avanti, visto. Esatto, sì. Va bene, allora io direi che in attesa che la dottoressa Righi, che ho visto che si è scollegata e quindi si ricollegherà, io direi di andare avanti, e secondo appunto la scaletta è previsto l'intervento del professor Masera, che ringrazio non solo per la sua presenza ma anche appunto per l'ausilio che ha dato la sua associazione. Il professor Masera è vicepresidente dell'ASGI, oltre che ovviamente un'autorità in questa materia, è professore di diritto penale all'Università degli Studi di Brescia, e ci parla del contrasto normativo all'attività di soccorso delle ONG e le novità del recente, diciamo così, decreto legge numero 130 del 2020. Io lo ringrazio e non so se ha delle slide da mandare. No, non ho slide. Perfetto, quindi mantengo i privilegi, diciamo, i privilegi. Grazie professore. Grazie agli organizzatori di questa bellissima iniziativa, anche da parte di Argi, e un ringraziamento particolare a Paolo Bonetti, che è un motore inesauribile di iniziative e di idee in questa materia. Allora, il titolo della mia relazione, il contrasto normativo alle attività di soccorso, sottolinea che la mia sarà una relazione che non intende affrontare il problema molto molto ampio e già citato e già affrontato nelle bellissime relazioni dei due economisti che mi hanno preceduto, mi hanno fornito una quantità di spunti incredibile, quindi sarò tra i primi a chiedere le slide per poter conoscere più da vicino queste ricerche. Il fenomeno della criminalizzazione delle ONG è un fenomeno complesso in cui si individuo almeno tre fattori. Io parlerei di una criminalizzazione mediatica, parlerei di una criminalizzazione in sede giudiziaria e parlerei poi di una criminalizzazione in senso più strettamente normativo. Il mio intervento, che cercherò davvero di contenere nel numero del 20 minuti al massimo, anzi chiedo al moderatore di interrompermi senza pietà se sforerò senza rendermene conto, mi vorrò concentrare. Pietà e dispiacere, ma lo farò.
Assolutamente. Mi concentrerò più sull'aspetto normativo, però solo un inquadramento brevissimo sugli altri due aspetti, quello della criminalizzazione mediatica e della criminalizzazione giudiziaria. La criminalizzazione mediatica è stata, da un punto di vista della sua rapidità e della sua violenza, un fenomeno davvero eccezionale, molto molto forte. Un commentatore ha utilizzato un titolo molto bello, ha detto da eroi a trafficanti, l'ONG nel giro di pochi mesi sono passate nella considerazione dell'opinione pubblica, del mondo politico, da soggetti che svolgevano eroicamente un compito che l'Europa non si era assunta, a complici di trafficanti, taxi del mare, se qualcuno ricorda quella orribile espressione utilizzata da un noto politico. Ed è avvenuto nel giro di davvero pochissimi mesi. Le ONG hanno iniziato ad essere presenti nel Mar Mediterraneo dopo che era stato chiuso il progetto Mare Nostrum, il programma Mare Nostrum, quindi quando l'Europa aveva espressamente mostrato la propria volontà con la missione Triton, che aveva come unica missione istituzionale la tutela dei confini e non il salvataggio dei migranti. Di fronte a questo scempio etico le ONG sono intervenute, quindi anni 2014-2015, salutate come eroi. Poi i flussi sono aumentati nel 2017, nei mesi del 2017 si è visto questo passaggio repentino da eroi a trafficanti. Politica e mediatica, politica, la criminalizzazione, a cui si è associata anche una criminalizzazione dal punto di vista giudiziario. Anzi, se ben ricordiamo, proprio la politica nel 2017 aveva fondato questa campagna di criminalizzazione su alcune dichiarazioni del procuratore capo della Repubblica di Catania, che aveva rilasciato dichiarazioni, a mio avviso, molto discutibili, in cui si faceva riferimento a cointeressenze delle ONG con le organizzazioni criminali, senza peraltro poi fornire prove di questi sospetti, con una modalità che dal mio punto di vista non dovrebbe essere quella tipica di un procuratore della Repubblica, quella di dare indicazioni su possibili reati senza fornire alcun minimo di sostegno probatorio. La criminalizzazione giudiziaria, però, che ha avuto molta eco mediatica, si è conclusa praticamente in nulla. Sono stati aperti moltissimi indagini preliminari, moltissime inchieste a carico dell'ONG. Ad oggi nessuna di queste inchieste si è ancora concluso con un rinvio a giudizio. Quindi, nonostante siano stati aperti moltissimi fascicoli, processi veri e propri non sono ancora stati aperti. Proprio dell'ultimo di pochi giorni fa la decisione del GUP di Ragusa, che ha disposto in un luogo a procedere in uno dei casi più noti, relativo ad Open Arms, in cui addirittura a livello di indagini preliminari, di impostazione accusatoria, era stata ipotizzata la violenza privata, perché l'ONG avrebbero costretto con la loro condotta l'autorità italiana ad ammettere i migranti, quindi delle forzature anche giuridiche che però non hanno portato a nulla dal punto di vista giudiziario. Questo è bene ricordarlo, specie agli studenti. C'è un fenomeno di ipermediatizzazione delle inchieste, a cui si accompagna una mancanza in realtà di processi veri e propri. Perché? Perché c'è un dato eclatante. È vero che questi soggetti, l'ONG, favoriscono l'ingresso in Italia di soggetti irregolari, e per questo il reato che viene ipotizzato è il favoreggiamento dell'ingresso irregolare, articolo 12 del testo unico, ma è altresì vero che questo fatto è coperto da una causa di giustificazione, cioè la causa di giustificazione dell'adempimento del dovere di soccorso o, secondo altre configurazioni, dello stato di necessità. Quindi salvare le vite in mare, nonostante tutto quello che si può dire a livello mediatico, è comunque un fatto lecito nel nostro ordinamento, è proprio il lecito doveroso nel nostro ordinamento, e gli esiti di queste indagini stanno a dimostrare proprio che non ci sono, almeno fino al momento, ripeto, il dato è che non c'è stata nessuna procura della Repubblica che ha ottenuto il rinvio a giudizio per l'ONG. E quello che però mi interessa di più è l'aspetto, come dicevo, della criminalizzazione normativa. Che cosa intendo con questa espressione? Intendo il fatto che non solo a livello giudiziario, di opinione pubblica, politica, ma proprio a livello di norme, si utilizzano delle norme per criminalizzare chi compie i soccorsi.
Ecco, il primo passaggio nella direzione di questa criminalizzazione normativa è stata, a mio avviso, il codice di condotta di Minniti del 2017. Una normativa da un punto di vista del sistema delle fonti estremamente modesta dal punto di vista dei suoi effetti, non è neanche un regolamento, era sostanzialmente quasi un accordo che i privati, le ONG che volevano operare di concerto con la Marina Militare Italiana erano costrette a sottoscrivere con il governo. Quindi una fonte da un punto di vista dei suoi effetti molto molto modesta, che tuttavia da un punto di vista concettuale ha segnato proprio un passaggio. Con il codice di condotta si individuano le ONG come soggetti di cui diffidare, se vogliamo usare un eufemismo, oppure da contrastare, se vogliamo essere più realistici. In questo codice di condotta c'erano delle disposizioni che erano evidentemente prive di significato se non nell'ottica di un ostacolare le ONG, come l'idea che una ONG non potesse trasferire i migranti soccorsi su una nave più grande ma dovesse portarli direttamente in Italia. Questo non ha dal punto di vista della gestione dei soccorsi alcun senso, se non l'unico senso è ti ostacolo, così ci metterai più tempo a ritornare in mare. Però il culmine della criminalizzazione normativa è stata, come tutti sapete, con il decreto Salvini bis e quindi con la previsione della possibilità per il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, Presidente del Consiglio, di disporre un divieto di ingresso nelle acque nazionali quando ritenesse che la condotta dell'ONG potesse configurare un pericolo per la sicurezza pubblica, per la sicurezza dello Stato. Quindi divieto previsto dal decreto Salvini bis, con combinazione di sanzioni amministrative e pecuniarie di importo fantasmagorico rispetto a quella che è l'entità delle sanzioni amministrative normalmente. Si arriva fino al 1 milione di euro addirittura. 1 milione di euro di sanzioni per chi soccorre e previsione della confisca obbligatoria dell'imbarcazione. Questo è stato sicuramente il culmine di questa criminalizzazione. Le ONG sono a tutti gli effetti un nemico da contrastare con strumenti normativi. È stato tuttavia uno strumento che poi in concreto è stato pochissimo utilizzato, perché prima di tutto per un dato temporale, è stato approvato nel giugno 2019, il governo Conte 1 è rimasto in carica per pochi mesi ancora. Nei pochi casi in cui è stato utilizzato questo divieto di sbarco dal ministro Salvini, che come ben sapete vietava gli sbarchi già prima che ci fosse questa disposizione. Questa disposizione, l'introduzione di questa norma, semplicemente serviva a dare un fondamento normativo alle politiche che Salvini già teneva precedentemente e che poi, non dimentichiamocelo, sono alla base, queste politiche di rifiuto dell'ingresso, dei processi che sono in corso nei confronti di Salvini. Questo non dobbiamo dimenticarcelo. Dalla criminalizzazione delle ONG si è passati in realtà alla criminalizzazione in sede giudiziaria, a mio avviso per fortuna, delle autorità pubbliche che hanno portato avanti queste politiche. Allora, poco impatto pratico di questi divieti, uno dei pochissimi divieti che è stato emesso è stato annullato dal TAR. C'è stata poi la riforma all'interno del decreto Lamorgese, si è modificata questa disciplina dei divieti di ingresso. Una riforma che è stata enfatizzata sui media, soprattutto poi dalla politica di destra, come uno smantellamento, come una rinuncia a qualsiasi controllo, come le frontiere libere, con la solita retorica che ben conosciamo. Andiamo a vederlo rapidamente questo testo. Che cosa ha cambiato? Allora, prima di tutto è stato veicolato sui media il messaggio per cui si sono ridotte le sanzioni. Prima cosa, si sono ridotte di molto le sanzioni. Ecco, già questo è un messaggio molto molto discutibile, che fa riflettere, specialmente dal punto di vista mio di penalista. Cioè, che cosa è successo? Le sanzioni sono state cambiate, non si tratta più come prima della sanzione amministrativa da 150.000 a 1 milione di euro, ma adesso la sanzione applicabile è una sanzione penale, non più amministrativa ma penale, che prevede la reclusione sino a 2 anni e la multa fino a 5.000 euro. Quindi sicuramente da un punto di vista della entità della pena pecuniaria minacciata c'è stata una diminuzione molto forte, da 1 milione a... E tuttavia a questa diminuzione si è associata una qualificazione da amministrativa a penale,
e la previsione di una pena detentiva, che prima non era minimamente prevista trattandosi di sanzione amministrativa. Ecco, allora forse riflettiamoci. Forse dire che è stato un alleggerimento del carico sanzionatorio va bene mediaticamente, ma come giuristi dobbiamo sapere che è esattamente il contrario. Quando si passa da una sanzione amministrativa a una sanzione penale, c'è un inasprimento sanzionatorio. Certo, poi questo ci dovrebbe far riflettere su quella che è la percezione nell'opinione pubblica dell'effettività delle sanzioni penali. Sono ritenute talmente ineffettive per cui vengono considerate un alleggerimento rispetto alla sanzione amministrativa, che invece ha un tasso di effettività maggiore perché viene emessa direttamente dall'autorità amministrativa. Questo aprirebbe un altro ambito di riflessione interessante sulla percezione delle sanzioni a livello dell'opinione pubblica. Però parlare di un alleggerimento quando si passa dall'amministrativo al penale, a me come penalista lascia un po' di perplessità. Ma vediamo poi l'aspetto al di là delle sanzioni. È cambiato qualcosa come disciplina? Ecco, questo a mio avviso è davvero un po' un capolavoro di ipocrisia. Perché la disciplina del divieto è rimasta identica, però si è aggiunta questa frase: non trovano applicazioni le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità, cioè la ricerca e soccorso in mare. Allora, mediaticamente è stata venduta, non trovano comunque applicazioni e disposizioni all'ONG, quindi questo divieto l'abbiamo mantenuto, ma non per l'ONG che operano davvero i soccorsi. Andiamo a vederla meglio la norma che vi ho letto. Che cosa ci dice questa norma? Che non si applica il divieto con le relative sanzioni se le ONG, i soccorritori, hanno agito seguendo le indicazioni della competente autorità. Ma questo era evidentemente un caso in cui già prima non si sarebbe applicato il divieto, perché è evidente che se io seguo le indicazioni dell'autorità vuol dire che non c'è stato un divieto d'ingresso. Allora, spero di essermi spiegato. Si tratta davvero di una tautologia quasi, questa è una norma evidentemente tautologica. È ovvio che se ho seguito le indicazioni dell'autorità non mi si applicano le sanzioni perché non ci sarà stato neanche il divieto. Se c'è stato il divieto vuol dire, e io sono entrato, vuol dire che non ho seguito le indicazioni. Allora, che cosa? Arrivo davvero alla conclusione e spero anzi di essere stato, magari di aver risparmiato qualche minuto sapendo quanti relatori devono ancora parlare dopo di me. Allora, questo a mio avviso è un intervento modestissimo da un punto di vista del suo peso reale, normativo. Piuttosto questo è un intervento che ci conferma che cosa? Ci conferma che il dato culturale non è cambiato. Non è cambiato perché l'ONG viene ancora vista, l'operato di chi salva le vite in mare viene ancora visto con sfavore da un punto di vista normativo. Non si è avuto il coraggio di fare l'unica cosa che si voleva fare se si voleva cambiare rotta rispetto alle politiche precedenti, cioè abrogare le disposizioni che prevedevano il divieto d'ingresso e le sanzioni per i soccorritori. Questa era l'unica possibilità. Invece si è voluto cercare di addolcire, ammorbidire la disciplina. A conferma di questo dato, per cui la cultura di chi del governo rispetto a queste attività non è cambiata, è poi il dato più significativo davvero, perché quello che adesso impedisce alle ONG di svolgere un'attività costante di soccorso e monitoraggio non è l'apparato penalistico, non sono certo questi divieti, ma sono gli ostacoli di natura amministrativa che vengono posti alle ONG. E qui si aprirebbe un altro problema che sarebbe interessante approfondire. Voi sapete, credo, che quasi tutte le ONG sono bloccate in mare, ma non per un procedimento penale, ma perché l'autorità amministrativa portuale ha riscontrato in maniera, secondo alcuni, anche molto forzata, secondo l'ONG in maniera evidentemente strumentale, una serie di inadempimenti alla disciplina amministrativa sui soccorsi. L'argomento di fondo è: tu non sei adatta a soccorrere così tante persone, quindi ti tengo ferma perché non sei adatta a svolgere quell'attività. Ecco, quello che voglio, e qui davvero mi avvio in un minuto alla conclusione, non facciamoci distrarre da queste modifiche normative che sono quasi degli specchietti per le allodole, per l'opinione pubblica. Vediamo la sostanza della reazione. La sostanza della reazione è che le ONG sono ancora considerate degli avversari di cui limitare le attività in tutti i modi, se non a livello normativo con le sanzioni di 1 milione di euro, però in maniera anche più subdola a livello amministrativo. Quello che importa è che le navi in mare non ci siano. E questo risultato purtroppo
è stato raggiunto con vari strumenti, ma è stato sostanzialmente raggiunto. E allora concludo proprio con questo, se mi permette l'organizzatore, una brevissima pubblicità impropria a un progetto che con molti altri stiamo cercando di mettere in piedi, cioè una nuova nave da mettere in mare. Con altri amici, l'anno scorso abbiamo fondato un'associazione che si chiama Rescue, R-E-S-Q, se qualcuno fosse interessato trova il sito www.rescue.it. Presidente onorario di questa associazione è Gerardo Colombo. Ecco, la nostra, siamo tante persone di diversa provenienza, giuridica, giornalisti, attivisti, di qualsiasi provenienza. Ecco, l'idea era di provare a fare qualcosa anche di concreto per contrapporsi, per opporsi a questa politica, ripeto, subdola anche, di svalutazione dell'operato delle ONG, di queste erano molto interessanti, tutte quelle preconcetti che ormai sono passati nell'opinione pubblica, l'ONG come un fattore, come un pull factor, come un fattore di attrazione, come un fattore che aumenta le morti in mare. Ecco, l'idea era di contrastare queste politiche, questo storytelling, non solo contrapponendo un altro modo di vedere le cose, ma anche cercando di fare qualcosa di operativo, di attivo, mettere in mare una nuova nave della società civile italiana. Se qualcuno ci vorrà aiutare in questa impresa, ne saremo molto felici. Grazie mille e spero di essere stato più sì, sono io che ringrazio il professor Masera perché è stato sui tempi. Volentieri facciamo da palcoscenico in cui lanciare e pubblicizzare questa attività. Avrei molte cose da dire. Devo dire, io sono un giurista non penalista, ma anch'io rimango molto perplesso alla trasformazione di una sanzione amministrativa in penale, passata come un alleggerimento del carico sanzionatorio, mi lascia anche effettivamente molto perplesso. Però all'inizio del suo intervento il professor Masera faceva appunto riferimento a indagini, a molte indagini che partivano, ma che non tutte, diciamo, poi si perdevano, così stava facendo. Adesso spero io di recuperare, se c'è la dottoressa Righi. Io mi sono connessa, mi sentite? Sì, la sentiamo, perfetto. Che ringrazio ancora per il suo intervento, per la sua partecipazione, la dottoressa Righi è sostituto procuratore della Repubblica a Palermo e della DDA di Palermo, che si occupa specificatamente di questi tipi di reati. Credo che anzi questa mattina fosse impegnata proprio in udienza, e ci parlerà del contrasto alle organizzazioni di trafficanti di esseri umani operanti nell'area del Mediterraneo, strumenti investigativi e cooperazione internazionale. Lei, dottoressa, ha bisogno o deve pubblicare slide? No, parlerò a braccio. Anche perfetto, allora non le trasmetto i benefici. Perfetto, a lei la parola e grazie ancora. Grazie, innanzitutto grazie a voi dell'invito, è davvero un piacere per me essere qui oggi a questo interessantissimo incontro. Io non sono un'accademica, non sono una professoressa, quindi il mio intervento non potrà che essere di tipo pratico. Sono un pubblico ministero, lavoro alla Procura di Palermo da ormai 5 anni e da 5 anni faccio parte del gruppo Tratta e Migrazione con il collega Jerry Ferrara, di cui parlavano prima i relatori che mi hanno preceduto, che si occupa di questi reati. Innanzitutto, con quali reati ci confrontiamo nel campo del traffico di migranti? Le due fattispecie principali sono lo smuggling e il trafficking, distinzione che è stata fatta per la prima volta dalla Convenzione cosiddetta di Palermo, la Convenzione del 2000 per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, che ha dato per la prima volta nei due protocolli addizionali una definizione di smuggling of migrants, distinguendola dal trafficking. Lo smuggling, come accennava prima il professor Amenta, consiste nella condotta materiale di gestione del servizio di trasporto, per cui è il procurare, il favorire l'ingresso illegale di una persona in uno stato di cui la persona non è cittadina a fine di profitto, a fine di vantaggio. Il trafficking è invece quella che viene
nel nostro ordinamento definita la tratta di persone e consiste in qualsiasi condotta di reclutamento, trasporto, ma anche favorire l'ospitalità, accogliere persone che si trovino in condizioni di disagio, di vulnerabilità, con condotte di violenza, minaccia, inganno, al fine di sfruttamento. Quindi nella tratta di persona lo scopo del trafficante è quello di trarre un vantaggio dallo sfruttamento del migrante nel campo, ad esempio, della prostituzione, nel campo del lavoro forzato e così via. Spesso nella pratica le condotte di smuggling e trafficking tendono a confondersi fra loro, perché spesso episodi di traffico di migranti in itinere diventano casi di tratta di persone, per cui il migrante che inizialmente è trasportato illegalmente nel nostro paese poi viene assoggettato a forme di sfruttamento lavorativo, sessuale e quant'altro. Queste due fattispecie si differenziano però da un lato per una condotta maggiormente aggressiva nella tratta di persone, dove ovviamente il soggetto attivo sfrutta la vittima in maniera più duratura nel tempo, ricorrendo a forme di violenza fisica e psicologica, nonché per la preoccupazione del buon fine della merce. Nello smuggling il trafficante è del tutto disinteressato all'esito positivo del viaggio, che anzi spesso si conclude negativamente, perché lo sappiamo bene, lo vediamo nelle cronache, i viaggi che fanno questi migranti sono viaggi difficilissimi, che spesso si concludono con naufragi in mare, con morte di molti migranti. E quindi lo smuggler trae il suo profitto prima della partenza del migrante, quando il migrante paga il trafficante, poi si imbarca in queste navi, in queste imbarcazioni, spesso in condizioni estremamente precarie, e affronta il viaggio. Al contrario, nell'ambito del trafficking è fondamentale il buon esito del viaggio e quindi che la merce arrivi sana e salva a destinazione, perché il trafficante trarrà i suoi profitti dal successivo sfruttamento del migrante. Nel nostro ordinamento queste due tipologie di reati sono punite: lo smuggling dall'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione, che nelle varie aggravanti contemplate al comma 3, 3 bis e 3 ter prevede pene elevatissime. La tratta di persone è invece punita all'articolo 601 del codice penale e spesso è associata a ulteriori reati fini, come la riduzione in schiavitù, la tortura, il sequestro di persona a scopo di estorsione. Sequestro di persona a scopo di estorsione che contestiamo anche per le condotte che avvengono in Libia, nelle cosiddette safe house libiche, questi campi di prigionia dove i migranti vengono detenuti per mesi fino a che i familiari non pagano il prezzo necessario per la loro liberazione. Il reato poi fondamentale che determina la competenza distrettuale della Procura di Palermo è il reato associativo, ovvero l'associazione finalizzata a commettere questi reati di tratta e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È l'articolo 416 del Codice Penale, in particolar modo il comma 6 che riguarda proprio queste tipologie di reati e che determina la competenza distrettuale della Procura di Palermo, perché nel distretto della Procura di Palermo rientra anche Lampedusa, che notoriamente è l'isola dove spesso avvengono i primi sbarchi e quindi il primo segmento di condotta che si verifica nel territorio nazionale. Quali sono non mi soffermerò molto sui protocolli investigativi perché ci vorrebbe molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione. Andrò a dare due così dritte su come avvengono materialmente le nostre indagini. Come partono i procedimenti e le indagini in materia di tratta? Partono essenzialmente dagli sbarchi, perché è lo sbarco, come dicevo, il primo momento in cui interviene un segmento della condotta nel nostro territorio, nel nostro paese e in generale nel distretto della Procura di Palermo. E è fondamentale coordinare sin dall'immediatezza le attività della polizia giudiziaria, perché in queste tipologie di indagini gli elementi probatori devono essere acquisiti subito, sin dal primo momento, sin dal momento dello sbarco e anzi ancora prima ancora dello sbarco, quando si ha notizia che la nave contenente i migranti che sono stati salvati e recuperati in alto mare si sta avvicinando
presso le nostre coste. E questo perché? Perché i migranti spesso subito dopo lo sbarco, una volta che vengono smistati nei vari centri di accoglienza, scappano e si rendono irreperibili. Quindi se noi non acquisiamo subito nell'immediatezza tutte le informazioni che ci servono, quelle informazioni andranno perse irrecuperabilmente. E quindi è appunto necessario che la polizia giudiziaria innanzitutto sia specializzata per trattare queste tipologie di reati e intervenga coordinata da noi nell'immediatezza. Nell'immediatezza devono essere innanzitutto fotosegnalati e identificati tutti i migranti che sono arrivati con quello sbarco. A ciascuno di essi viene assegnato un CUI, un codice unico identificativo, e tutti i migranti devono essere subito sentiti a sommare informazioni, con l'assistenza di interpreti e di mediatori culturali che ovviamente li assistano in queste audizioni che sono molto difficili, molto lunghe, molto sofferte, perché si deve chiedere nello specifico al migrante tutte le tappe del suo viaggio, di identificare ove possibile i vari trafficanti a cui ha pagato il denaro necessario per arrivare nel nostro paese. Si esibiscono gli album fotografici contenenti le foto dei trafficanti che progressivamente noi siamo riusciti a identificare e così via. Nell'immediatezza è anche fondamentale effettuare tutte quelle acquisizioni audio, video del cosiddetto evento SAR, di cui parlava anche prima il professor Di Betta. L'evento SAR è l'evento Search and Rescue, di solito coordinato dalla Guardia Costiera, che nell'immediatezza acquisisce ad esempio tutta la documentazione relativa ai messaggi fra l'imbarcazione che è stata soccorsa e i soccorritori, effettua le fotografie e i video dell'imbarcazione che poi saranno utili per identificare i migranti e ad esempio gli scafisti. Infatti il primo obiettivo, diciamo, delle indagini in materia di smuggling e trafficking è sicuramente quello dell'individuazione degli scafisti che sono coloro che conducono l'imbarcazione e che spesso è possibile individuare grazie all'escussione immediata dei migranti. Ad esempio, di recente abbiamo concluso un processo qui a Palermo, in realtà poi il dibattimento si è celebrato ad Agrigento, relativo allo sbarco della nave Diciotti, la nave Ubaldo Diciotti, che nell'agosto del 2018 è stata oggetto di varie polemiche perché il governo Salvini non voleva concedere l'autorizzazione allo sbarco. I primi migranti della nave Diciotti sbarcarono a Lampedusa, erano le persone malate, le donne con bambini molto piccoli. Da lì si è radicato il procedimento, che ha portato progressivamente all'individuazione degli scafisti, tre soggetti di nazionalità egiziana che erano legati ai trafficanti libici da cui che avevano organizzato questo viaggio, e recentemente tutti e tre gli imputati sono stati condannati a luglio scorso dalla Corte d'Assise di Agrigento a pene piuttosto elevate. L'individuazione degli scafisti è ovviamente solo il primo obiettivo di queste indagini, che però devono proseguire per andare a ricostruire l'organigramma delle organizzazioni criminali, che sono organizzazioni molto più estese, sono organizzazioni transnazionali, per cui un'altra delle circostanze aggravanti che vengono contestate in questi reati è l'aggravante della transnazionalità, e è quindi necessario arrivare a ricostruire l'organigramma dell'intera associazione, quindi individuare tutti i trafficanti che operano sia nel nostro paese che soprattutto all'estero. Per fare ciò, dopo l'iniziale escussione dei migranti, di regola attiviamo attività tecniche, soprattutto di intercettazioni telefoniche e ambientali, sulle utenze che progressivamente monitoriamo come utenze in uso ai trafficanti, che ci possono essere fornite dai migranti stessi nel momento in cui sbarcano, o che progressivamente, tramite le investigazioni delle forze di polizia, riusciamo appunto a individuare. E dalle attività di intercettazione, dai servizi di appostamento, dalle acquisizioni ad esempio molto importanti dei profili Facebook che utilizzano questi trafficanti, di regola riusciamo a ricostruire appunto l'organigramma dell'associazione e a emettere
fermi e ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei diversi complici. Per farvi un esempio, vi hanno parlato prima dei procedimenti Glauco, è corretto, come diceva il professor Amenta, siamo arrivati a Glauco 4, quindi alla quarta indagine Glauco che ha portato a settembre 2020 all'arresto di 14 trafficanti, alcuni dei quali proprio operanti a Milano, per cui si è arrivati a scoprire che vi erano due cellule in Italia, una stanziata a Udine e una stanziata a Milano, che servivano come base logistica per questa organizzazione veramente a carattere transnazionale e che operavano su due fronti, sia il fronte classico del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, offrendo vitto, alloggio, ausilio, falsi biglietti di viaggio ai migranti che arrivavano nelle nostre coste e che da qui volevano partire per gli altri paesi europei, perché sempre più emerge dalle nostre indagini che l'obiettivo finale dei migranti non è l'Italia, ma sono i paesi del nord Europa, principalmente Svezia, Finlandia, Norvegia, Svizzera. E l'altro fronte su cui operava questa organizzazione è il fronte della Vala, di cui appunto già parlava il professor Amenta, che è questo sistema finanziario clandestino che essenzialmente finanzia il mondo del trafficking e dello smuggling. Ed è un sistema estremamente potente perché si fonda essenzialmente sulla fiducia fra i diversi intermediari a Vala, fra i quali non vi è alcuno scambio materiale di denaro, ma un sistema di compensazioni tra di loro che consente di inviare qualsiasi forma in qualsiasi parte del mondo in tempi rapidissimi. E appunto la base operativa di una di queste cellule era proprio a Milano, a Porta Venezia, presso un bar gestito da alcuni soggetti etiopi ed eritrei. Un altro filone di indagini che ha portato a risultati molto positivi è invece quello delle operazioni Boga, Boga 1 e Boga 2, delle quali mi sono occupata personalmente sempre con Jerry Ferrara, che invece riguarda la tratta delle ragazze nigeriane. Un altro problema estremamente diffuso e in relazione al quale abbiamo avuto tantissimi casi a Palermo, di regola in questi casi la trafficante è una maman, una donna nigeriana che vincola la vittima, obbligandola prima del viaggio in Nigeria a effettuare un giuramento, di regola con un rito voodoo che avviene nel villaggio della vittima, che si vincola quindi a ripagare il debito contratto, di regola con l'inganno di una promessa di un lavoro lecito, per cui queste ragazze che poi noi sentiamo vengono in Italia pensando di svolgere qui lavori di parrucchiere, cuoche, commesse, arrivano poi nel nostro paese e si trovano costrette a prostituirsi. In queste indagini Boga 1 e Boga 2 abbiamo arrestato circa una quindicina di membri di questa organizzazione nigeriana, che era estremamente ben articolata secondo un modus operandi ormai ampiamente collaudato, e nel primo caso, nella prima operazione, l'indagine era nata da una ragazza che era riuscita, da una vittima che era riuscita a scappare dalla connection house dove era stata rinchiusa e a denunciare. Nel secondo caso invece nessuna delle vittime ha mai voluto parlare né prima né dopo gli arresti, per cui dopo gli arresti si sono scappate, si sono rese irreperibili, a conferma proprio dello stato di terrore e di paura in cui vivono queste ragazze, ma grazie a operazioni essenzialmente di intercettazione è stato comunque possibile ricostruire i vari membri dell'associazione e le modalità, le dinamiche dell'attività delittuosa, e anche in questo caso i procedimenti si sono conclusi con sentenze di condanna a pene peraltro molto elevate sia in primo che in secondo grado. Non mi dilungo ancora di più sulle indagini e gli strumenti investigativi, in chiusura solo un accenno alla cooperazione internazionale. Dalle indagini ovviamente è emerso la necessità di una cooperazione internazionale continua ma al tempo stesso flessibile, che è evidentemente connessa alla dimensione transnazionale di queste organizzazioni, per cui una visione completa delle varie articolazioni delle organizzazioni che noi investighiamo è possibile solo tramite una cooperazione internazionale, che è necessaria per la stessa identificazione dei soggetti, per l'individuazione dei flussi finanziari,
per l'acquisizione delle fonti di prova, per l'individuazione, il rintraccio e la cattura dei trafficanti. Quali sono gli strumenti di cooperazione internazionale di cui disponiamo e di cui ci avvaliamo nelle nostre indagini? Non pone particolari problemi ed anzi sta rivelando ottimi risultati la cooperazione tra i paesi dell'Unione Europea. Oggi, ad esempio, uno strumento di cooperazione molto duttile, molto efficace è l'EIO, l'Ordine Investigativo Europeo, che ci consente di acquisire facilmente fonti di prova in altri paesi europei. Per cui, ad esempio, se noi vogliamo sentire un migrante che sappiamo può avere informazioni utili su un trafficante che stiamo investigando e che sappiamo essere andato in Finlandia o in Svezia, possiamo mandare un ordine investigativo europeo alle corrispondenti autorità straniere e in tempi piuttosto agevoli riusciamo a acquisire quell'elemento di prova. Così come un altro strumento di cooperazione importante è il mandato d'arresto europeo, che ci consente di rintracciare e catturare soggetti nei cui confronti noi abbiamo emesso ordinanze di custodia cautelare e che sappiamo essere scappati all'estero ma in altri paesi europei. Molto più problematica è invece la cooperazione internazionale con gli stati extraeuropei, in particolar modo con stati quali la Libia o la Nigeria, che sono caratterizzati da una fortissima instabilità politica e dall'assenza di un interlocutore affidabile con il quale avviare un canale di cooperazione, perché spesso in questi paesi gli stessi membri delle istituzioni e delle forze di polizia sono in prima persona coinvolti nel traffico di migranti. Un caso che ad esempio abbiamo affrontato è quello di Albija, un capo della milizia libica che addirittura è stato ricevuto nel nostro paese dal ministro degli esteri in situazioni istituzionali e poi si è rivelato essere uno dei principali trafficanti che cooperava con i principali gestori dei campi di prigionia in Libia. Un ultimo cenno, e qui davvero concludo, è su un altro strumento di cooperazione internazionale che può produrre esiti positivi, che è quello delle joint team, delle squadre comuni di investimento, che possono essere di investigazione, che possono essere istituite fra sia diversi diciamo pubblici ministeri dei paesi dell'Unione Europea, ma anche in collaborazione con funzionari di polizia, con membri della Corte Penale Internazionale, e che sono importantissimi per lo scambio di informazioni e per l'individuazione dei principali autori di questi crimini. Ad esempio, attualmente alla Procura di Palermo abbiamo in corso due diverse joint team. Una è il progetto Talassa, che è stato istituito l'anno scorso e che è stato rinnovato quest'anno, e che è una squadra comune fra funzionari di polizia e pubblici ministeri italiani, olandesi, del Belgio e dell'Inghilterra, del Regno Unito, in collaborazione anche con esponenti della Corte Penale Internazionale. E l'obiettivo di questa joint team è quello di individuare i cosiddetti high value target, ovvero i principali e più importanti trafficanti che attualmente gestiscono il traffico di migranti dai paesi del Corno d'Africa agli stati dell'Unione Europea, e devo dire che grazie allo scambio di informazioni che si è realizzato in questo progetto internazionale abbiamo già raggiunto alcuni importanti risultati. Anche nell'ultimo procedimento Glauco 4 siamo riusciti a emettere un mandato, un fermo e ottenere un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni dei principali trafficanti che allo stato sono latitanti, sono irreperibili, però sappiamo che operano in Australia, in Libia e a Dubai, e magari nel prosieguo di queste attività di collaborazione riusciremo forse a localizzarli del tutto e a arrestarli. Io vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso. Siamo noi che ringraziamo lei con questo auspicio.